Ok, amici del fatto nel senno del fatto del vallone, Carmelo Barba dà il suo buongiorno, il suo saluto a tutti quanti, sono, ecco, attenti, stanno vedendo queste immagini che vi arrivano da Mussomeli, ecco, nel piazzale antistante il Camposanto, dove, ecco, alle ore 11 sarà celebrata la messa qui all'aperto. Maria, 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, vanno arrivando i sacerdoti che concelebreranno questa messa all'aperto. Santissimo nome di Gesù, sempre in me. O Gesù, perdona le nostre colpe, sempre dobbiamo dire che questa giornata rispetto a ieri giornata nuvolosa, piovosa, stamattina c'è il sole e sta permettendo la celebrazione all'aperto della messa comunitaria in occasione della commemorazione dei defunti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, tu sei la benedetta fra le donne. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ecco, abbiamo visto in questo momento arrivare, ecco, il nostro padre Francesco, l'arcivescovo di Siracusa, ecco, nel suo paese natio. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. È una messa comunitaria quella del 2 novembre, dove i sacerdoti, i parroci di Mussomeli concelebrano, ecco, la messa per tutti
i fedeli defunti. Dobbiamo ricordare che l'anno scorso, causa pandemia, ecco, non è stato possibile la celebrazione all'aperto. Intanto quest'anno continua la pandemia, evidentemente la mascherina è di obbligo indossarla. È morto anche dopo questo figlio di Dio, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente Maria, o dolce Vergine Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Ecco, i sacerdoti si stanno preparando per la celebrazione. E vi ricordiamo che queste immagini vengono trasmesse sul fatto nisseno, il fatto del ballone, con Carmelo Barba che cura il servizio. Madre della grazia divina, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre senza colpa, Madre amabile, prega per noi, Madre ammirabile, prega per noi, Madre del buon consiglio, prega per noi, Madre del creatore, prega per noi, Madre del salvatore, prega per noi. Sono arrivati in questo momento e con gli assessori comunali. L'assessore Francio Mori e l'assessore Spoto. Ecco, già c'è il parroco Don Salvatore Falzone, il parroco di Sant'Enrico Padre Francesco Mancuso, e in questo momento stanno arrivando i fraticelli della copiosa redenzione. Anche il parroco di Cristo Re, Padre Liborio Franzu. Dicevo, c'è l'amministrazione comunale presente. Ecco, domandiamo, siamo in diretta, assessore Franciamore, il sindaco è assente? Il sindaco è assente per il semplice motivo che non è a Mussomeli, è addirittura a Londra, dovrebbe rientrare nel pomeriggio, per cui come amministrazione ci tenevamo a essere presenti a questa celebrazione, come è sempre stato d'altra parte. In attesa che arrivi la collega Jessica Valenza e il Presidente del Consiglio, ci sono l'assessore Spoto, il mio collega Spoto, in prima battuta, ma stanno già per arrivare anche gli altri rappresentanti. Ok. Non abbandonate la tentazione, ma di grazie, Signore, con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio.
Padre nostro, che sei nei cieli, sei santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Come potete osservare, sono numerosi i sacerdoti che parteciperanno a questa concelebrazione della commemorazione dei fedeli defunti qui al Camposanto di Mussomeli. C'è l'arciprete Pietro Genco, il padre Valdesir della Piosa Redenzione e i novizi. Manca qualche minuto alle ore 11 di questo 2 novembre 2021 a Mussomeli, nel piazzale antistante la cappella, la chiesetta del Camposanto, in attesa della celebrazione della messa. Ecco
c'è anche il parroco della Trasfigurazione, Don Vincenzo Giovino. Chi si fosse messo alla visione di questa immagine soltanto adesso, vi diciamo che siamo qui nel piazzale antistante la chiesetta del Camposanto di Mussomeli, e queste immagini vi arrivano sul sito, sul fatto, niseno fatto del Vallone. A curare il servizio Carmelo Barba. Ci mettiamo in piedi, iniziamo il canto, la liturgia con il canto a pagina 1, canto numero 1. Noi canteremo Gloria a te.
L'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Manto. Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Ci raccogliamo attorno all'altare per commemorare i nostri cari defunti. Piacere a celebrare la divina Eucaristia, che i tre figli dei sacerdoti sono arrivati ieri sera. Con piacere sono qui con voi insieme alla decisione comunale per vivere questo nostro incontro con noi, con il Signore in Gesù Eucaristia, ricordare i nostri cari e elevare le nostre preghiere di suffragio per loro e implorare per noi il dono della consolazione nello Spirito e nella fede. Con questi sentimenti iniziamo la celebrazione della Santa Messa e chiediamo umilmente perdono al Signore per ricevere da Lui la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai fatto passare alla gloria del cielo il tuo Figlio unigenito, vincitore della morte, concedi ai tuoi fedeli defunti che, vinta la condizione mortale, possano contemplarti in eterno Creatore e Redentore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Thank you.
dal libro di Giobbe, rispondendo Giobbe disse: oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero. Dal libro della Sapienza: le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. Per una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Li ha assaggiati come oro nel groggiuolo e li ha graditi come un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia, correranno qua e là, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Quanti confidano in Lui comprenderanno la verità, coloro che gli sono fedeli vivranno presso di Lui nell'amore, perché grazia e misericordia sono riservate ai Suoi eletti. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: l'anima mia ha sete del Dio vivente. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, oh Dio. L'anima mia ha sete di te, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? L'anima mia ha sete del Dio vivente. Attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. L'anima mia sete del Dio vivente. Manda la tua verità e la tua luce, siano essi a guidarmi, mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. L'anima mia sete del Dio vivente. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò la cerva, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio Dio. Giovanni vide lo cielo e una terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro, e tergerà ogni lacrima dei loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul suo trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. Chi sarà vittorioso erediterà questi beni. Io sarò il suo Dio ed egli sarà il mio figlio. Parola di Dio.
benedetto sei tu, Padre del Signore, del cielo e della terra, perché hai rivelato ai piccoli i misteri del regno dei cieli. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo, e anche il Signore, perché di esse è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di esse è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia. Celebriamo la commemorazione dei fedeli defunti, e cioè il ricordo dei nostri cari nella memoria, nella presenza di Cristo. I nostri cari che ci hanno preceduto nel segno della fede e vivono al cospetto di Dio, portano con sé il nostro ricordo, parte della nostra vita è con loro, parte della nostra vita tramite loro è alla presenza di Dio, ma anche noi conserviamo il loro ricordo, perché sono appartenuti al nostro tempo, alla nostra storia, alla nostra vita, al nostro contesto sociale, civile, religioso, ecclesiale, e dunque continuano ad essere presenti nella nostra vita. Ma questo reciproco ricordo di loro per noi e nostro per loro, noi lo viviamo nella memoria di Cristo, la commemorazione, infatti, diciamo, perché memoria significa presenza di Dio e anche attualità in Cristo, nell'Eucaristia, nella celebrazione, è presente la storia della salvezza, è presente la parola, è presente l'universo, è presente tutto in Cristo Gesù, e noi oggi viviamo questa commemorazione, non un semplice ricordo. Il ricordo appartiene alla nostra vita, alla nostra esistenza, alla nostra mente. La memoria è la presenza viva e attuale di Cristo. Cristo parla oggi a noi, Cristo si rende a noi presente
nell'Eucaristia, nel pane di vita, e si dona a noi. Allora, se è questo il senso della nostra celebrazione, siamo chiamati a lasciarci guidare, illuminare dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato in questa celebrazione. La liturgia oggi offre tre strutture, tre cicli di letture, ma tutte e tre hanno, a mio parere, la stessa composizione, cioè da una parte ci invitano a vedere, a contemplare la realtà che ci attende, la Gerusalemme del cielo, dall'altro la parola di Dio ci fa considerare chi siamo noi e a che cosa siamo chiamati. Ecco, la prima lettura ci parlava dell'immortalità, è il libro della Sapienza, un libro dell'Antico Testamento, ma noi sappiamo che per noi non è solo immortalità, continueremo a vivere, ma a vivere nella comunione con il Signore, come ci ricordava il brano, ecco, dell'Apocalisse. Ma è bella l'immagine della Gerusalemme che scende dal cielo, o della voce che esce, o dalla fonte che zambilla. La Gerusalemme scende dal cielo. Noi pensiamo che dopo un cammino siamo noi a salire, invece è Dio che scende in mezzo a noi, perché Dio è amore e misericordia, è sempre Lui che viene in mezzo a noi, sempre. Ricordate la storia del popolo di Dio nell'antica alleanza: ho udito il grido del mio popolo e sono sceso. Dio scende per mezzo dell'incarnazione del suo figlio, sceso per la nostra salvezza, e anche alla fine dei tempi, ecco, scende la Gerusalemme del cielo, la nostra madre, dove, ecco, tutti siamo familiari, concittadini dei santi, che scende in mezzo a noi per accoglierci. Ma noi, ecco, questa è la visione. Come allora camminare, muoverci? Ecco le beatitudini. Voglio fermarmi semplicemente sulla prima, anche perché la prima beatitudine contiene, assomma, tutte le altre, così, ecco, anche nei comandamenti, anche nella preghiera del Padre nostro, la prima invocazione, il primo comandamento, la prima beatitudine contiene, assomma, tutte le altre. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati cioè coloro che vivono con uno spirito da povero, perché hanno accolto in sé la presenza del Signore. E allora ci rendiamo conto che la beatitudine non è tanto nella povertà, e non può essere nell'afflizione, non può essere nel pianto, non può essere nella persecuzione, ma la beatitudine è nella presenza del Signore, nel fatto che noi affrontiamo tutto questo alla presenza di Dio e siamo felici se il Signore abita dentro di noi. Anche le altre beatitudini che ci parlano di mitezza, di purezza, di misericordia, di giustizia, comportano sempre un sacrificio da parte nostra, ma siamo felici nella misura in cui il Signore è con noi. E allora, ecco, si tratta per noi, ecco, di compiere questo cammino di vita cristiana. È il dono più bello che noi possiamo fare ai nostri cari, è proprio questo, certamente la preghiera, perché la preghiera ci unisce a loro nella comunione dei santi, e loro certamente sono vicini a Dio, e noi lo siamo nella misura della nostra fede. È importante allora, ecco, vivere questo nostro ricordo, ma vivere innanzitutto il nostro impegno di vita cristiana. Come? E in maniera particolare, ecco, nell'accoglienza, dicevo, ecco, nel
ascolto della sua parola, la prima beatitudine segna anche, direi, lo stile, il carattere della nostra vita cristiana, che è apertura a Dio e ascolto per il Signore. E la nostra vita, il tempo presente, è caratterizzato dall'ascolto, mentre i nostri cari vivono la visione. Noi viviamo il tempo dell'ascolto, e nell'ascolto è il Signore che entra nella nostra vita. Ricordate anche quanto i discepoli vedono nella visione, ecco, la presenza di Gesù al Tabor, nella trasfigurazione. La conclusione poi è sempre quella: questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Ascoltare Dio significa fare spazio a Lui, vivere quello che abbiamo celebrato ieri, la santità della nostra vita, che è Dio che abita in noi, è Dio che abita tra noi. La santità, questo è, accogliere la presenza di Dio e vivere, ecco, alla sua presenza, far sì che Dio, ecco, possa vivere dentro di noi, quello che ci ricorda San Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E allora ascolto, adesione, fedeltà al Signore Gesù, laddove Egli ci chiama, con il nostro impegno di vita, nelle umili cose e nel servizio, in questo tempo, in questo modo, in questa famiglia, in questa società, in questa comunità, con quello che il Signore ci chiede. Guardate, siamo unici e ripetibili proprio perché, ecco, il Signore ci ha fatto dono di una particolarità, e la particolarità è la nostra vita, il nostro tempo, quello che ci chiede, quello che ci dona di vivere. E allora, ecco, siamo chiamati ad essere fedeli a Lui, ovunque Egli ci chiama. E la terza cosa è realizzare, come ci ha ricordato la liturgia di ieri, il comandamento dell'amore, l'amore per Dio e per il prossimo, che è uno solo. Nell'amore per Dio viviamo l'amore per l'altro, nell'amore, ecco, verso il prossimo c'è la verifica, la prova dell'amore per Dio, ma tutto questo è un atteggiamento di totalità, di universalità e anche di amicizia, di perdono, cosa che è difficile, ma tutto questo possiamo comprenderlo, ecco, e viverlo nella misura in cui Dio abita dentro di noi, nella misura in cui Dio dimora in noi. Ci ricorda San Giovanni nella prima lettera, ecco, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Se noi ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e l'amore di Dio in noi è perfetto. Allora queste tre cose: l'ascolto, la fedeltà, l'amore di Dio, certamente possono essere il dono più gradito per i nostri cari, perché mentre loro sono al cospetto di Dio, guardano il nostro cammino e desiderano che noi ci perfezioniamo sempre più nel cammino della fede, nel dono. E allora vogliamo offrire proprio al Signore Gesù il nostro impegno, la nostra preghiera, le nostre opere di bene, di carità, per santificare la nostra vita e suffragare l'anima dei nostri cari. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, le parole del Signore, che sono spirito e vita,
interrogano la nostra speranza davanti al mistero della morte e ci spronano a una fede operosa. Preghiamo per tutti i fedeli defunti e per noi. Preghiamo insieme e diciamo: Signore della vita, ascolta la nostra preghiera. Signore della vita, ascolta la nostra preghiera. Per ogni membro della Chiesa, perché sia testimone credibile di Cristo morto e risorto e lo annunci con mite franchezza là dove vive, preghiamo. Signore della vita, ascolta la nostra preghiera. Per tutti i fedeli defunti, perché la fede e la speranza che vi hanno sorretti nel pellegrinaggio terreno abbiano compimento nell'eterna contemplazione del volto di Dio, preghiamo. Signore della vita, ascolta la nostra preghiera. Per i nostri familiari, i parenti e le persone care che ci hanno lasciato in questo anno, perché accompagnati dalla nostra preghiera giungano alla vita senza fine, preghiamo. Signore della vita, ascolta la nostra preghiera. Per i morti a causa della pandemia, della fame, dell'odio e della violenza, per i morti sul lavoro e in circostanze tragiche, per gli agonizzanti e i sofferenti nel corpo e nello spirito, preghiamo. Signore della vita, ascolta la nostra preghiera. Per noi qui raccolti, perché l'Eucaristia che celebriamo accresca in noi la fede e ci sostenga in una vita operosa fino all'incontro con Cristo nella dimora eterna, preghiamo. Signore della vita, ascolta la nostra preghiera. O Signore, in vita e in morte siamo Tuoi. Confermaci nella fede, sostieni la nostra speranza e accogli nella Tua gloria coloro che hanno sperato in Te, Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Quanti devono fare la comunione, alzino la mano da questa parte. Questa parte.
semplice comunicazione. Perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria per il suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta che ti presentiamo per tutti i tuoi fedeli, che riposano in Cristo, perché liberati per questo mirabile sacrificio dai vincoli della morte, ricevano la vita eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il suo spirito. In alto i nostri cuori. Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto eccetto il peccato la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in lui servo obbediente hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandoci volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione e la presenza della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo. Mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con lo sguardo scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il canto di comunione è a pagina 9, numero 27. Per la comunione saremo in due a distribuire, quindi ci metteremo disposti in due file, cercando di mantenere sempre il distanziamento per quello che si può mantenere. Speriamo in te,
Preghiamo. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, effondi, o Signore, la tua misericordia sui tuoi fedeli defunti e a quanti hanno ricevuto la grazia del battesimo, concedi la pienezza della gioia eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Concludiamo con la benedizione solenne del Signore. Sentiamoci sempre illuminati, sorretti, protetti dalla presenza di luce dei nostri cari che vegliano sul nostro cammino. Ma noi facciamo la nostra parte, come ho avuto modo di dirvi, e di crescere nello spirito del servizio e della comunione per affrontare sia, diciamo, i momenti di crisi che come umanità stiamo vivendo, e quindi con spirito di fede, ma anche con sensibilità civile, umana e sociale. Ma anche perché se siamo più uniti, non solo siamo più forti, ma se siamo uniti, il Signore abita con noi. La condizione affinché Dio possa abitare in noi è proprio questa: dov'è carità e amore, qui c'è. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. È terminata in questo momento la concelebrazione della commemorazione dei fedeli defunti.
presieduta dall'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto. Qui nel Camposanto, nella cappella, chiesetta antistante, la chiesa del Camposanto, Carmelo Barba, che ha curato questo servizio, vi ringrazia e vi dà il suo appuntamento alle prossime dirette, sempre sul Fatto Nisseno, il fatto del ballone. Ciao a tutti.